Buongiorno a tutti, buongiorno Giovanni, maestro Giovanni. Possiamo fare una piccola anticipazione della nostra serata, della martedì 24 marzo, parliamo di... Io, essendo che il 24 marzo è un giorno a ridosso della primavera, quindi dell'inizio del ritorno alla vita, tornano i fiori, e gli uccelli a cantare, quindi anche la fotografia, io credo che possa tornare a vivere cantando uno dei grandi temi, se non il grande tema della fotografia. La fotografia si fa in un tempo, non solo in un luogo, ma in un tempo dello scatto, un istante, che nei grandi fotografi è sempre un istante del destino. E quindi tema è? Il tempo del destino. Perché nella mia prima giovinezza, incontrando, grazie a Maynard White e un grande teologo, filosofo americano anch'esso, Thomas Merton, mi interessò profondamente il tema del tempo nell'esperienza del buddismo zen, e quindi incontrai molto presto la fotografia di Ikkon Arahara. Che grande esperienza fu per me vedere le immagini del suo lavoro americano, e poi cercando gli altri libri, il grande libro che fece a un monastero cistercense, come cistercense era Thomas Merton, insomma, capire come la fotografia, il tempo della fotografia, poteva davvero esprimere, non solo esprimere, ma anche aiutare l'uomo che fotografa a trovare un senso nella sua vita, senso nella parola italiana di direzione, senso nella parola italiana di ragione, e quindi essere capaci di raggiungere la consapevolezza della propria vita nell'istante dello scatto, in cui il mondo di fronte a noi, questa straordinaria avventura che è l'orizzonte di questo pianeta unico per noi, che si coniuga con l'orizzonte della nostra vita, e quindi attraverso l'obiettivo e l'otturatore instaurare quel rapporto, per l'appunto istantaneo, in cui troviamo una ragione della nostra vita dentro la vita del pianeta, in una fotografia, nell'istante in cui una fotografia si realizza. E quindi questo sarà il tema della serata. Io ripercorrerò semplicemente, umilmente, la mia avventura di fotografo, che ha avuto in Ikkon Arahara sicuramente un grande maestro, anche perché, come me, Ikko ha lavorato a Venezia. Io non sarei forse mai riuscito a fare il mio grande lavoro su Venezia se non avessi visto e amato il grande lavoro che Ikko ha fatto a Venezia. E quindi ci saranno questi due viaggi paralleli nel mondo attraverso la fotografia. Ikko che attraversa gli Stati Uniti d'America, un lavoro americano che anch'esso è un attraversamento dell'America, e poi la Venezia di Ikko, la Venezia di Chiaramonte, insomma, ci renderemo conto che la fotografia è una genealogia. Di generazione in generazione i fotografi si conoscono, si incontrano, e ognuno di essi, attraverso la sua opera, lascia un testamento, un'eredità, una grande ricchezza.
che nella storia della fotografia di generazione in generazione, appunto, cresciuta, fino a far sì che oggi la fotografia sia per l'appunto lo strumento universale della comunicazione tra gli uomini. Di questo parleremo la serata del 24 marzo 2020 a New World Camera. Ma riusciamo a contenere in un'ora e 30 minuti tutto questo tema? Io direi che potrebbe addirittura essere un prologo importante. Poi non hai detto, cioè, allora quasi dobbiamo trovare un'altra data, cioè, perché, cioè, iniziando da lì, cioè, Maestro Icco è importantissimo, però ci sono anche altri maestri da confrontare con te, cioè tuo lavoro e il lavoro di altri, tipo anche Joel. Ma sicuramente la ragione prima per cui io ho fatto l'editor di fotografia, a onor del vero, iniziando con Luigi Ghirri e poi da solo l'avventura di arte di fotografia, perché io fotografo volevo conoscere di più la fotografia, e l'unico modo era quello di incontrare i grandi maestri. E quindi sicuramente per me è stato fondamentale aver incontrato Duaneau e Cartezze all'inizio del mio lavoro, e poi aver avuto via via nel tempo degli incontri profondi, veri, con Henri Cartier-Bresson e poi con Joël Marwis, proprio perché ho sempre sentito la necessità di confrontare quello che stavo facendo con loro, per capire se le mie piccole immagini in qualche modo riuscivano a sopravvivere nel confronto con quelle dei grandi maestri riconosciuti. Quindi sicuramente, avendo avuto questa grande avventura di editor, dove ho potuto, ripeto, conoscere e lavorare per fargli i libri e le mostre questi autori, ben felice, se ci fosse qualcuno disposto ad ascoltarmi, ben felice di raccontare questi miei incontri con gli uomini straordinari che hanno fatto la storia della fotografia del Novecento. Comunque, Cartes era gigantissimo, cioè non hai avuto depressione? Con Cartes no. La persona più umile che abbia mai incontrato. Ma onestamente anche gli altri, grande Duaneau, Cartier-Bresson, quello che posso dire è che tutti i grandi che ho incontrato nella fotografia avevano un dono comune, l'umiltà. E quindi Cartezze mi è stato maestro proprio in questo, nell'essere rimasto semplice, consapevole che la fotografia la puoi fare solo se hai in te, come scelta, come decisione, l'umiltà, la trasparenza, la giovinezza dell'inizio, che è dell'infanzia, e quindi incontrare il mondo sempre con questo senso di mistero. Allora il mondo, come insegna Cartezze, come insegna Duaneau, ti abbraccia, e in questo essere abbracciato dal mondo che tu puoi rispondere con quel piccolo abbraccio che è la tua fotografia, e quindi la fotografia rimanere traccia di questa avventura straordinaria che è il mondo che si stende davanti ai nostri occhi. Il mondo è più grande di noi, il mondo è più grande dei fotografi. Tutti i grandi fotografi sono stati grandi proprio perché hanno scelto l'umiltà, l'essere piccoli, proprio perché hanno scelto di essere piccoli, nelle loro immagini si riflette l'infinita grandezza del mondo. Più i fotografi
pensano di essere grandi e più nelle loro immagini la profondità del mondo si riduce, fino quasi a svanire e diventare semplicemente lo specchio del fotografo. Insomma, questa non è la via dei grandi fotografi. Speriamo che venga tanti anche studenti, perché mi piacerebbe che venissero tanti studenti che stanno studiando la fotografia ora, perché cioè, questo è un grandissimo insegnamento sicuramente. Ma io credo davvero che tra Yulm, Naba e anche giovani che ho avuto modo di incontrare nella mia avventura didattica e di fotografo siano veramente interessati a questi incontri serali presso New World Camera. Ah, magari, cioè, non possiamo un giorno organizzare un incontro solo per gli studenti? Perché no? Cioè, perché a me piacerebbe realizzare anche questo sogno con te. Questo sicuramente lo possiamo fare durante il mio periodo didattico, perché allora queste ore rientrano nel mio orario didattico, diventa anche una dimensione all'interno del corso. Io so che quando ho fatto degli incontri per i miei studenti, insomma, al Centro Culturale San Fedele, quando ho fatto vedere i film di Robert Bresson, c'erano 100 ragazzi. Quindi, certo. Ma non per altro, perché avevo un interesse appunto ad approfondire questo regista francese, Robert Bresson, che normalmente non viene analizzato in maniera puntuale e precisa, e quindi con la fotografia possiamo riuscire davvero a trovare dei temi importanti che ci riguardano tutti. Certo. Soprattutto ci sono alcuni, diciamo, più giovani fotografi che ritengo già dei grandi maestri, come Gregory Alpen, per dirne uno, che mi piacerebbe, ecco, poter davvero farlo conoscere ai giovani, perché certo, lui davvero è erede della grande tradizione californiana e americana, e ricomponendo in una nuova visione tutta la loro profondità e tutta la coscienza del tempo, del destino che fa la grande fotografia. Bene, grazie. Intanto ci vediamo martedì 24 marzo. Allora, martedì 24 marzo 2020 presso New World Camera. Grazie.